è accusato di tentato omicidio ed è stato arrestato questa mattina dai carabinieri della compagnia di Trani, un uomo di 33 anni con precedenti penali, di nazionalità albanese residente a Trani, che nel pomeriggio di ieri ha accoltellato il compagno della sorella, un uomo di 37 anni che non è in pericolo di vita. Quest'ultimo, secondo quanto ricostruito dai militari dell'arma, giunti sul posto, dopo aver ricevuto una segnalazione dal pronto soccorso dell'ospedale di Foggia, dove l'uomo ferito era stato trasportato, si era recato presso l'abitazione della sua compagna. Tra i due era nata una discussione poiché la relazione vacillava e pare che la coppia si stesse separando. Nella lite si è intromesso il fratello della donna, che ha colpito il 37enne con un coltello da cucina, ferendolo in diverse parti del corpo e in maniera più grave al torace. Soccorso sul posto da un medico di uno studio professionale lì vicino e poi delle operature del 118, il 37enne è stato portato al pronto soccorso di Barletta, quindi trasferito all'ospedale dei Riunti di Foggia, dove i medici gli hanno diagnosticato una grave lesione al torace ed escoriazioni in varie parti del corpo, tanto da necessitare un ricovero in prognosi riservata. Le indagini dei carabinieri, che si sono avvalse dell'ausilio di personale specializzato nella sezione investigazioni scientifiche di Bari, hanno portato sia all'identificazione delle feriture, sia al ritrovamento dell'arma utilizzata per l'aggressione, utile a raccogliere ulteriori elementi probatori per stabilire quanti fendenti siano stati inferti e con quali modalità.